Allora, sì, ciao a tutti ragazzi. Allora, io, vabbè, sono italiano e sono un lighting artist da ormai troppo tempo, mi sa. Sono tipo 15-18 anni, una cosa del genere, che lavoro nel mondo del VFX e del cartoon. E in questo periodo sono principalmente focalizzato sull'apertura del mio studio, ma sto ancora lavorando come supervisore a Blue Zoo per una nuova serie che stiamo mettendo in campo entro la fine di quest'anno. E niente, io in questo piccolo workshop in cui però parleremo un pochino insieme di cos'è lighting, di qualche piccolo trick su come si può migliorare, come si può affrontare una scena da zero. E vi faccio vedere un po' la mia tecnica di lavoro in realtà, nulla di stravolgente, però magari ci sono piccole note, piccole cose che potrebbero esservi utili, interessanti per velocizzare magari il lavoro, per ampliare la vostra conoscenza su determinate cose che magari non siete particolarmente, diciamo, solidi, non avete una base solida. E vi do qualche piccola nota anche su quello che è un'esperienza lavorativa in uno studio, come si può affrontare un lavoro casalingo piuttosto che un qualcosa un po' più professionale. E poi sono aperto alle vostre domande, per cui siate liberi di dialogare con me in tutto quello che vi passa per la testa. Una delle cose che per me, secondo il mio punto di vista, in questi anni di esperienza lavorativa, ho notato che molti ragazzi che si approcciano al lighting per la prima volta sono abbastanza carenti su questo punto, che praticamente io ne metto 5, però in realtà poi ce ne sono alcune altre che man mano che uno fa esperienza amplia il proprio bagaglio culturale. Però secondo me queste 5 regole bisogna saperle veramente bene, perché è un qualcosa che crea la possibilità di avere una visibilità anche a livello lavorativa e di interesse da parte dei supervisori leggermente più alta rispetto una persona che si approccia al lighting puramente con la teoria scolastica, che alcune volte comunque ha delle lacune. Quindi io vi do i miei piccoli 5 trick, 5 punti da sapere, e poi voi fate un po' un bagaglio di come preferite o come meglio pensate. Allora, secondo me le 5 regole da sapere molto bene, che chi viene dalla scuola artistica ce l'ha di base, però non sempre tutti vengono dalla scuola artistica, io stesso ho fatto lo scientifico. Per esempio, sono la composizione, quindi le varie regole della composizione, che questa si mischia con la fotografia. In realtà tutto viene da lì, quindi prendete un po' un libro di fotografia e, se volete, ecco, vi posso suggerire. Vediamo un attimo che ce l'avevo qui. L'occhio del fotografo. Aspetta, ce lo dovrei avere qui. Esatto, tra i vari libri, eccolo qua. Questo libro qui, L'occhio del fotografo di Michael Freeman, è uno dei libri che io consiglio in assoluto di avere nella nostra libreria, perché non solo parla di fotografia, ma a livello non teorico di come impostare la macchina fotografica o altro, ma bensì parla di composizione, che è il 99% del focus di questo libro. La regola dei terzi, che è la base più base che ci sia nella nostra fotografia, è quella che dice che nelle asse di intersezione di una immaginaria griglia che ci può essere sul nostro monitor, sulla nostra lente, il soggetto dovrebbe stare nel punto in cui gli assi si incrociano. In base alla posizione di questi quattro punti, quindi questi quattro assi, la lettura a livello di cervello viene letta in un modo più positivo piuttosto che un modo più negativo. E questo proviene dalla grafica 2D, che ci dice che appunto ci sono due linee di lettura. Una è una diagonale positiva che va dal basso verso l'alto, e un'altra è una diagonale negativa che va dall'alto verso il basso, da sinistra a destra o da destra a sinistra. Questa cosa ti fa leggere l'immagine con un aspetto
positivo tendente al positivo, e un altro invece che ti fa leggere l'immagine con un aspetto tendente a una visione più negativa, quindi è un qualcosa di l'immagine già di per sé ti dà questa idea. E naturalmente questa regola dei terzi è la nostra base fondamentale su tutto quello che sono i vari film e tutto quello che potete trovare sul mercato cinematografico, non solo cartoon ma anche classici. E naturalmente viene utilizzata come base standard per ogni singola immagine, come per esempio vi faccio l'esempio di questa qui, che è un'immagine che io ho fatto da Metegol in Argentina, dove la nostra regola dei terzi, per essere equilibrata, e questo è un altro punto che noi dobbiamo tenere sempre in considerazione nel momento in cui facciamo un'immagine, per essere equilibrata sono dovuto andare ad aggiungere un dettaglio sulla parte destra dell'immagine, perché la regola dei terzi fa sì che la lettura del quadro sia su di loro, grazie anche alla luce che viene proiettata con un fascio laterale, grazie al gioco di ombre e luci, grazie al fatto che i personaggi sono molto vicini, si stanno abbracciando. Dalla parte opposta dell'immagine, essendo anche questa un'immagine wide, rimaneva un vuoto importante dalla parte opposta. Quindi, per evitare che questa immagine avesse uno squilibrio a livello di composizione, sono andato ad aggiungere questa luce, questa finta ombra di un faro della luce, in maniera tale che desse più vita all'immagine, immaginandoci, quello che ci può essere dietro al nostro soggetto, alla nostra camera. E in più ti dà appunto questo doppio peso sull'immagine, così da non avere un equilibrio dove, diciamo, un disequilibrio dove l'immagine tende tutta solo da un lato. Poi, faccio un altro piccolo esempio sempre di Metegol, anche qui sempre regola dei terzi, dove l'immagine viene letta, viene messa in evidenza il punto positivo della nostra immagine, come vi ho detto, diagonale positiva dal basso verso l'alto. Noi andiamo a leggere l'immagine da qui verso l'angolo in alto a destra, e ci focalizziamo su dove i personaggi sono in una posizione di si stanno salvando, quindi anche questo riporta alla positività di questa immagine, mentre nella parte opposta c'è una diagonale negativa che va appunto dall'alto verso il basso. Come vedete, ci sono questi altri due personaggi che non sono equilibrati nell'immagine, dove la regola dei terzi è in alto a destra, in basso a sinistra, ma bensì stanno in mezzo, che rafforza questa immagine di disequilibrio e quindi di dinamicità, e loro sono proiettati verso il basso, quindi questa cosa viene rafforzata dal fatto che abbiano anche questa diagonale negativa di cui vi parlavo prima. Altra composizione che si può utilizzare è quella dell'icona. L'icona serve principalmente quando fate magari dei lavori personali ed è un'immagine statica. Viene raffigurata da questo rombo all'interno del nostro quadro, che possa essere l'immagine di un poster, un A4, quello che sia. Questo rombo centrale, diviso dalle due diagonali destra e sinistra, ti permettono di focalizzare l'immagine sul personaggio principale, che sarebbe l'unico, tra virgolette, personaggio che sta all'interno della nostra scena. Quindi si può utilizzare con qualsiasi tipo di soggetto. E viene utilizzato per le immagini principalmente pubblicitarie. Questa, per esempio, oltre ad avere l'immagine, la composizione a icona, ha anche la composizione a un punto, quindi la prospettiva a un punto, dove tutti gli assi, se vi traccio, ecco, vi faccio un esempio. Qui, per esempio, potete andare a vedere tutte, scusate, le linee di fuga che vanno a finire sul nostro personaggio, quindi tutto quanto: il tetto va qui, quest'altro qua, quest'altro qui, la scala superiore va a cadere sempre sul personaggio, tutto riprende le linee di fuga del palazzo dietro, tutto riprende quella che è la nostra immagine centrale del personaggio, in maniera tale da focalizzare, scusate, l'attenzione moltissimo su quello che è il nostro punto fondamentale in questo caso. Dopodiché abbiamo la guida dell'occhio. La guida dell'occhio non è una vera e propria composizione, però è una tecnica che si utilizza per guidare appunto il punto di vista di chi sta guardando l'immagine o di chi sta guardando un film. Una delle migliori che ho trovato come esempio è questa, per esempio, dove Brave, qui abbiamo
una buona, diciamo, una buona unione di diverse tecniche, dove ci sta, per esempio, la regola dei terzi, come abbiamo visto prima. Quindi, se noi dividiamo l'immagine così, andiamo a vedere il nostro punto fondamentale con una diagonale positiva che si sta creando in questo caso, dove lei viene salvata dalla madre fuori da questa grotta. Una diagonale negativa, invece, da quest'altra parte, dove abbiamo il nostro nemico, la zampa del nostro nemico, la guida dell'occhio, come vi dicevo prima, perché abbiamo praticamente la possibilità di vedere un fascio di luce che entra e che porta l'occhio, lo spettatore a guardare l'immagine icona che abbiamo creato, in questo caso, come vedete qui, principale. Quindi vedete che tutta una composizione su composizione su composizione, si utilizza sempre tutto, quindi non c'è nulla di nuovo nel nostro mondo. E dopodiché abbiamo invece un'attenzione al dettaglio per quanto riguarda luce e ombre impressionante, perché noi abbiamo una zona di ombra molto molto scura, colori neutri e soprattutto un'attenzione al dettaglio, soprattutto nelle parti scure, che viene ampliata dal fatto che noi abbiamo un fascio di luce principale che ci fa leggere la posizione della madre, la posizione di Brave, la posizione dell'orso nemico. E tutto questo ci viene, diciamo, mostrato tramite questa volumetrica che abbiamo dietro di loro, che non va a coprire la lettura della nostra immagine, perché, come vedete, passa dietro di lei, però dall'altra parte ci lascia questa zona di buio con dettagli di luce di rimbalzo che noi dobbiamo fare molta attenzione alla lettura del file, perché è una cosa che, quando andremo a mettere mano noi poi su un'immagine del genere, dobbiamo saper leggere tutti questi dettagli e saper vedere tutti questi dettagli per poterli poi andare a riprodurre nelle nostre opere. Poi lo vediamo magari nella scena dopo. Poi abbiamo come secondo punto fondamentale da conoscere sono le prospettive. Io metto tre prospettive, che sono le basilari: la prospettiva a un punto, a due e a tre punti. A cosa servono e perché le utilizziamo? Faccio un velocissimo excursus su ognuna di loro. Prospettiva a un punto, appunto, utilizziamo un punto di vista dove Stanley Kubrick è stato il maestro di questa tecnica, per creare ansia e per creare diciamo, un focus, un tunnel di attenzione, semplicissimo su un unico punto all'interno del nostro frame. Questa cosa è molto complicata da gestire, perché devi avere le lenti giuste, devi andare a fare le prove, la prospettiva deve essere, le camere rispetto agli oggetti devono essere messi in un determinato punto, però ancora si utilizza, come per esempio in una scena positiva e in una scena negativa. In questo caso, in una scena negativa si utilizza per ampliare la forza che lei mostra all'interno di questo frame, perché se noi andiamo a fare sempre la nostra piccola, il nostro piccolo scanning dell'immagine, vediamo che tutti i punti della roccia, la spada, le corde, l'arco, queste altre corde qui, che, come vedete, è la stessa identica corda che sta qui, però si spezza e va poi qui, in quest'area, serve per enfatizzare la sua presenza all'interno del frame. E quindi far leggere tutto quello che succede prima di leggere l'immagine completa, leggere lei con tutta la sua forza, in tutta la sua determinazione diciamo, sull'atto che sta compiendo. Questo è sempre a prospettiva un punto. Questo è un altro esempio invece opposto, dove noi abbiamo due personaggi e null'altro, perché non c'è effettivamente nient'altro in questo frame. Si utilizza a prospettiva un punto per creare una piramide di lettura dei nostri personaggi e lasciare ampliare l'immaginazione tutto quello che ci può essere dietro al nostro frame. Quindi si utilizza l'ombra di un albero come gobo. In questo caso il gobo sarebbe un'ombra creata finta, non c'è una geometria che ti crea quell'ombra, ma bensì c'è una spotlight o un'altra luce che ha una maschera interna e ti crea l'effetto di ombra sugli oggetti. E in questo caso la prospettiva a un punto ti apre la lettura ai due personaggi, che, essendo l'unica, diciamo, fonte di attenzione in questo caso,
per non far sì che l'immagine sembrasse noiosa, se avessero messo il telo rettangolare non si sarebbe letto nient'altro se non una fascia verde ai personaggi giù, sfruttano la prospettiva a un punto per aprire l'immagine e lasciare immaginare allo spettatore quello che ci può essere dietro. Invece la prospettiva a due punti classicissima che si utilizza praticamente al 99% delle volte, che è quella che serve principalmente per, ecco, per fare le strade, per fare i punti in alto e i punti in basso, questa è la più classica, quindi la conoscete anche senza conoscerla in realtà, però a volte viene utilizzata, come in questo caso, per ampliare lo spazio che c'è all'interno di una scena dove effettivamente una scena molto chiusa, molto piccola. In questo caso il tavolo crea una prospettiva a due punti dove andiamo a prendere i punti di fuoco sulla linea immaginaria dell'orizzonte e apriamo la stanza di questa strega, sapendo, in questo caso vedendo quanta distanza c'è dal muro al tavolo e quanto è grande, quanto è larga questa sala, questa stanza. La prospettiva invece a tre punti ci aiuta a definire un punto di lettura per quanto riguarda sia diciamo di ansia, di angoscia che ci può cadere qualcosa addosso, sia invece di mettere in importanza un determinato punto. A volte si utilizza quando guardiamo un qualcosa verso l'alto, si chiama un punto zenith, e quando guardiamo qualcosa verso il basso è il punto nadir. In questo caso si utilizza un punto zenith per mettere in evidenza la contrarietà della regina rispetto a quello che stanno facendo i personaggi sotto, quindi dare più importanza alla regina rispetto a quello che succede sotto, avendola molto distante. Quindi la lettura è evidente in questo caso per questo motivo. Un'altra cosa invece è questa fonte di questa specie di libertà, diciamo così, che viene ampliata dal fatto della freccia che viene creata dal tetto della casa per far sì che l'immagine si apra verso l'alto, quindi si utilizza il terzo punto di prospettiva per aprire, per lasciare andare un qualcosa verso fuori, mentre in questo caso al contrario, per far sì che si crei una tensione, uno stato di ansia e far sì che le cose ti possano cadere in viso, si utilizza sempre il terzo punto, però in questo caso, essendo la camera molto veloce nello scendere, gli oggetti ancora più veloci nel venirti addosso, il terzo punto ti crea questa sensazione di angoscia. Poi abbiamo il terzo punto fondamentale che bisogna conoscere sempre, è la luminosità e come funziona la luminosità nelle immagini. Questa cosa come si evolve nella nostra immagine? Si evolve in questo modo. Quando noi abbiamo gli oggetti vicino alla nostra, quindi foreground, vicino alla nostra camera, questi devono tendere a essere più scuri rispetto alla zona focale di dove dobbiamo andare a porre l'attenzione noi. Quindi se qui lo faccio vedere in bianco e nero perché si legge meglio. Gli oggetti davanti vicino alla camera sono tutti quanti più scuri. La zona che ci interessa vedere sarà con la sua intensità luminosa corretta, e la zona invece nel background, che è la zona che vogliamo perdere, diciamo così, sarà una zona di colore più neutra, sì, neutra, la parola giusta è neutra. Qui un esempio, la parte davanti a noi la sfruttiamo e la rendiamo più scura, quindi tutta la foresta, poi ci mettiamo un'attenzione qui per andare a equilibrare l'immagine con l'albero con un fascio di luce, perché abbiamo nella parte opposta sempre il castello con il nostro fascio di luce. Facciamo entrare questo fascio di luce per andare a leggere la nostra immagine, però la zona che non è particolarmente scura è molto ai lati, quindi non ci dà fastidio diciamo, nell'angolo visivo. Invece la città, che è quella che a noi interessa avere come punto focale della nostra immagine, è ben illuminata e ben equilibrata con i contrasti giusti, e invece tutto quello che succede all'esterno, quindi in distanza, è neutro. Abbiamo l'atmosfera che diciamo, che crea questa patina di neutralità sopra, e la perdiamo come effettivamente è nella natura, perché se voi guardate un landscape di, non so, di una montagna o se
se state in autostrada e vedete i monti in lontananza, da dove siete voi a dove sono le montagne, c'è questa atmosfera che ti crea questo effetto di nebbiolina che ti fa perdere l'importanza delle montagne lì in fondo. È quello che noi dobbiamo creare in effetti nelle nostre immagini. Poi abbiamo la teoria del colore. Io qui metto solo colore, ma in realtà è la teoria del colore, dove noi dobbiamo saper distinguere la quadricromia dalla tricromia come prima cosa, perché la cosa fondamentale è saper utilizzare il colore in un determinato contesto, perché ogni colore determina un'emozione, determina un messaggio che si vuole lanciare, e quindi saper utilizzare l'abbinamento di colori giusto è il 90% del lavoro che dobbiamo fare noi lighter, perché noi lavoriamo con la luce, e se mettiamo una luce che non che cozza con l'altra, non funziona praticamente nulla. E questo è il nostro lavoro, quindi quando arriviamo qui effettivamente tutto quello che abbiamo visto prima è una cosa, una reminiscenza che noi dobbiamo avere sempre ben presente all'interno del nostro modo di lavorare, il nostro cervello, quando andiamo a fare la nostra scena, ma effettivamente il nostro lavoro principale è questo, quindi sapere come abbinare i colori e sapere leggere i colori per poterli abbinare in modo corretto. La quadricromia è una modalità di colore additiva, quindi sottrattiva, andiamo a aggiungere colore ma sottraiamo luce, quindi la sottrazione dipende da questo. Sottraiamo luce, che significa che aggiungendo tinte una sopra l'altra, perché la quadricromia si utilizza semplicemente in stampa, aggiungendo colore sopra altro colore, noi andiamo a togliere luce, come vi ho detto prima, l'aumentare del nero nella nostra tinta vada a aumentare o diminuire la luminosità. Quindi se noi aumentiamo colore e aumentiamo la gradazione di nero che si va a creare, togliamo luminosità al nostro colore e facciamo sì che diventi praticamente nero. Quindi la quadricromia bisogna fare molta attenzione, perché è l'aggiunta di colore su colore che appunto porta poi ad avere il nero. Invece la tricromia, che è una modalità additiva, noi non andiamo ad aggiungere tinta di colore, ma andiamo ad aggiungere luminosità, quindi più pixel andiamo a mettere uno sopra l'altro, più aumenterà la luminosità del nostro colore e più questo tenderà a essere bianco. Infatti tutti i colori che andiamo a utilizzare nelle RGB, quando andiamo a mischiarli tra di loro, tendono a diventare tutti quanti bianchi. La tipologia di colori che abbiamo nella nostra scala cromatica sono le primarie, le secondarie, le terziarie, le complementari, le analoghe. Le primarie e le secondarie sono RGB semplicissimo, e diciamo i colori che stanno in mezzo tra il rosso e il verde, che è l'arancio, il rosso e il verde, che è il viola, e così via la tricromia, i colori terziari, quindi sarà più rosso, più arancio, più viola, più blu, più verde chiaro, più verde scuro. I complementari invece, gli analoghi, sono quelli che a noi creano la difficoltà nella lettura dell'immagine, perché molte volte molte persone, soprattutto junior, quando sono alle prime armi, che magari non hanno ben chiara questa cosa di come si utilizzano i colori, a volte vanno a creare immagini rosse e verdi con un forte contrasto, però a livello visivo non sono belle, perché anche se l'immagine è lavorata bene, ha una buona composizione, ha una buona gradazione di colore di contrasti e di luci, ma utilizzare i colori diversi, i colori complementari, dove non servono principalmente, è la cosa che rende più facilmente brutta un'immagine. Quindi a volte non c'è da dire hai fatto bene, hai fatto male, devi aggiustare qui, devi aggiustare lì. Semplicemente c'è da rimettersi a tavolino e ricalibrare l'immagine con i colori in modo corretto. Gli analoghi sono quelli più semplici invece da utilizzare, perché sono quelli che in natura noi troviamo ovunque, come per esempio in un bosco. Tutti i colori analoghi di un autunno sono dal verde all'arancio, quindi facciamo questa scala cromatica. Oppure tipo al mare, quando andiamo a vedere un tramonto, stiamo dall'azzurro verso il rosso con tinte di viola, quando andiamo ad avere determinate situazioni di luce. Quindi sono i colori più semplici per noi da utilizzare, anche se magari non sappiamo effettivamente che stiamo utilizzando la gradazione analoga. I colori cosa intendono quando utilizziamo questi colori? Ve li leggo qui velocemente, leggete pure voi, perché ognuno di questi colori misto o vicino a un'altra gradazione colore è quello che ti crea appunto la forza di un'immagine.
Quindi il rosso viene utilizzato molto spesso con colore intenso, viene utilizzato per il fuoco, il sangue, l'energia, la guerra, il pericolo, ma anche l'amore, la passione e la forza. Quindi tutti questi aggettivi sono tutti quanti racchiusi in un unico colore. Bisogna fare attenzione se si vuole dimostrare, bisogna mostrare un'immagine che abbia una forte situazione di pericolo unita a una forte situazione d'amore. Che le due cose potrebbero stare nella stessa immagine. Quindi avere questi due colori, lo stesso colore per due messaggi totalmente diversi, bisogna fare molta attenzione. Il viola racconta la forza, la nobiltà, la ricchezza, l'ambizione, la dignità e soprattutto il mistero. L'azzurro racconta cielo, mare, profondità, stabilità, fiducia, genere maschile e una situazione di tranquillità generale. Il giallo è quello che racchiude il sole, la gioia, l'allegria, l'intelletto, l'energia e anche l'attenzione. Il verde racconta tutto quello che è natura, crescita, fertilità, freschezza, guarigione, sicurezza e soldi. E l'arancione è il colore dell'entusiasmo, della felicità, del calore, del successo, della creatività e dell'autunno. Quindi questi bene o male, ora raccolti poche note, bene o male sono tutto quello che può raccontare una scala colore, che effettivamente viene utilizzata per tantissime cose. Vi faccio vedere degli esempi molto, molto veloci. Stesso rosso per raccontare una situazione di pericolo, stesso rosso per raccontare una situazione d'amore. L'immagine ha la stessa forza e dominanza dello stesso colore, ma racconta totalmente due cose diverse, distinte. Il blu. Di per sé il blu e il blu scuro raccontano tutto quello che può essere tranquillità, profondità, mare. Non so se l'avete visto i Guardiani di Kabul, se non l'avete fatto, per favore vedetelo. In questo caso il blu viene utilizzato come colore per alleggerire lo stato d'animo del personaggio all'interno della nostra immagine. Se non l'avete visto, in questo caso lui sta cercando di controllare il suo ventriloquo, che praticamente gli permette di diciamo, fare determinate manovre in volo che prima non riusciva a fare. E quindi trova questa situazione in un turbine d'acqua, in una tempesta. Lo stesso blu invece è in una situazione di molto più contrastata, una situazione horror dove ci cambia totalmente la lettura della nostra immagine, avendo la stessa tonalità di colore, ma con saturazione e contrasto diverso. E poi l'ultima nota che vi volevo mettere, l'ultimo punto che per me deve essere abbastanza chiaro e fondamentale, è l'uso dell'illuminazione. L'uso dell'illuminazione naturalmente è tutto quello che riguarda appunto il nostro lavoro e saperlo utilizzare in modo corretto fa di noi un artista di un livello piuttosto che di un altro. Perché saperla soprattutto leggere prima di saperci andare a mettere mano, perché se noi leggiamo un'immagine e sappiamo riprodurla in modo corretto, in modo adeguato, naturalmente sappiamo dare anche un messaggio a chi guarda la nostra immagine con un'intensità diversa, come chi scrive un libro e chi magari scrive così per piacere. Uno scrittore sa usare le parole in determinato modo, noi dobbiamo sapere usare la luce in un determinato modo. In questo caso, vi faccio un esempio velocissimo, questo è un altro. In questo caso abbiamo i nostri tre orsetti di Brave in un punto della luce dove praticamente non c'è nulla in questa scena. Siamo in una salita di scale con mura e dobbiamo mettere in evidenza tre personaggi che stanno per terra. Non c'è assolutamente niente di più difficile e più facile da fare nello stesso momento. L'uso della luce qui viene giustificato da una torcia. Se vedete qua sopra c'è la luce viene da qui, quindi la key light sarà qua sopra sul muro appesa, e questa torcia ci illumina solo la zona che ci interessa. Quindi non andiamo a fare una point light che apre e illumina tutto allo stesso modo, ma bisogna naturalmente utilizzarla per focalizzare l'attenzione di chi guarda l'immagine sul punto che ci serve. Quindi questa torcia è una torcia molto strana perché è una torcia che praticamente fa un cono di luce in un determinato punto, guarda caso dove stanno i nostri personaggi, però è utilizzata in modo corretto in maniera tale da non disperdere l'attenzione da altre parti. Però se vedete tutto quello che è di contorno alla nostra area di interesse, non perde nessun tipo di dettaglio. Noi sappiamo che il corrimano qui c'è una zona buia, non si capisce dove va a finire, però dopo con le ombre che si vanno a creare con questa luce fredda sul muro,
il corrimano scende, la lettura delle scale è ben leggibile che va verso giù, il muro si capisce che c'è una curva all'interno del muro e una scala che ci porta al piano di sopra. Quindi noi abbiamo lettura di tutto quello che c'è attorno a noi e l'utilizzo della luce fa sì che una leggera, leggerissima rim light che riprende il punto della nostra key light ci distacca i personaggi dallo stesso colore, che abbiamo effettivamente il pavimento che più o meno è lo stesso colore di marrone dei nostri personaggi, ma la rim light ci permette di staccare leggermente i personaggi. Questa rim azzurra invece da quest'altra parte ci dà una continuità con quello che è il dietro della nostra scena, quindi non perdiamo il fatto che qui c'è una luce blu e qui c'è una luce gialla, ma questa azzurra viene utilizzata anche per i personaggi per collegarlo all'ambiente, per collegarli all'ambiente. E poi abbiamo la nostra key light che si può leggere benissimo dai nasini, che sta praticamente qui sopra e che proietta tutta la luce dentro la nostra scena. Un'altra lettura molto molto semplice, questa è molto più semplice rispetto alle altre, qui è l'uso del contrasto e della saturazione. Non avere saturazione in un'immagine, non avere contrasto rende un'immagine molto noiosa e difficile da leggere, perché non ti dà né profondità né punti di attenzione particolari, quindi è questo l'intento di questa immagine, dove la saturazione principale è la cosa che ci chiama l'attenzione in questa immagine. E la composizione a icona, anche qui volente o nolente, anche più, se più piccolina, ci permette di leggere il nostro personaggio come personaggio principale. Mentre in questa scena qui, per esempio, io sempre la utilizzo come esempio perché penso sia una delle migliori in assoluto, per farti capire come utilizzare i colori e raccontarti una storia senza dirti praticamente nulla di questo personaggio. Questo è il film Orash, sì, Orash. Oddio, non mi ricordo il titolo, era o... Vabbè, mi ricordo, dovrebbe essere Orash o Oraf, non mi ricordo bene adesso il nome, com'era, però praticamente è un sempre di McGuff, uno dei primi film che fecero. E questo personaggio è un personaggio, in questo caso misterioso, che non sappiamo ancora se è buono, se è cattivo, se è dalla parte del nostro personaggio principale oppure no, però i colori ci lasciano intendere tutto quello che effettivamente poi si evolverà e come si evolverà la figura di questo personaggio. Lui è un personaggio misterioso, quindi vedete quanto azzurro e viola ci abbiamo all'interno della nostra scena. È un personaggio attaccato alla natura, questa cosa ci viene detta tramite questi guanti verdi. È un personaggio positivo perché all'interno della nostra scena abbiamo un giallo che ricopre e invade tutta quanta la nostra scena, la nostra immagine, e questa cosa ci fa capire che, essendo il giallo, vedete quanto giallo c'è qui, anche se lui sta in una zona più di rosso, con il colore dietro del muro più di rosso, ma su di lui cade un colore giallo. Questo è un chiaro esempio di come il colore ci racconta la sua evoluzione all'interno del film, perché lui diventerà un personaggio positivo che aiuterà il nostro eroe nell'impresa che deve fare. È un personaggio che ha vissuto tanti anni nel nulla e quindi viene vista e viene posizionata la sua immagine a un piano alto, dove non hai una base di appoggio, quindi non sai, è molto aleatoria come situazione. E hai anche questa situazione di diagonale negativa che aiuta un po' di più a creare questa situazione di mistero, perché i colori ti dicono una cosa, mentre la composizione dell'immagine te ne dice un'altra. Quindi ti lascia un po' il dubbio, ma è fatta apposta per, appunto, per creare questa aura di mistero. E questo, ragazzi, è tutto quello che secondo me bisogna avere almeno come base in lighting, per poter fare un buon lavoro senza andare a complicarsi la vita, perché a volte ce la complichiamo noi la vita nel lavoro che andiamo a creare. Quindi sapere dove andare a migliorare le nostre immagini, dove andare a mettere mano per le nostre immagini, aiuta sicuramente tantissimo nella ricerca di quello che stiamo, del messaggio che stiamo andando a lanciare.